Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi sono qui per fare un video un pochino diverso dal solito. Ora, probabilmente questo video uscirà prima del tour della mia camera, quindi se vedete le cose diverse poi vabbè vedrete. Questo non era un video che letteralmente volevo fare, nel senso non lo volevo far uscire questo video. Non mi piace fare questo tipo di video perché mi sembrano un pochino tipo video giustificazione varia. Non lo so nemmeno io come chiamarlo, nel senso non è un tipo di video che voglio fare, non so come spiegarvi, no, non è il genere di video che voglio fare, ecco. Però mi trovo costretta a fare questo cavolo di video. Giro per dirvi questo. Come avete visto, ho pubblicato un pochino di giorni fa un video dove vado ad Ancona, più precisamente nelle grotte di Osimo, e vado con degli esperti ricercatori di cose paranormali, del paranormale, con gli IPR, se non erro. Vi lascio il loro link del canale qua sotto, anche perché troverete nel loro canale l'intera puntata di quello che è successo quella notte. Quindi mi raccomando, andatevi ad iscrivervi al loro canale prima di tutto, perché se volete la prova anche di quello che vi sto dicendo in questo momento, dovete per forza vedere il video che pubblicheranno loro, che a loro hanno detto che servirà un pochino di tempo prima di pubblicare il video, perché loro sono ricercatori, quindi non è che montano il video con la musichetta fine e lo fanno come alla fine ho fatto io, solo che io sono stata accusata di essere falsa, di aver recitato bla bla bla, ma adesso ne parleremo. Loro, essendo ricercatori, sì, gli occhiali mi si stanno facendo scuri, tra poco avrò gli occhiali da sole in casa, vabbè, perché la luce è troppo forte, vabbè. E, comunque, essendo ricercatori, loro analizzano tutti i file che hanno, audio, visivi, con i vari strumenti, macchinari che avevano, perché noi, ci tengo tanto a dirla questa cosa, noi non è che se eravamo un gruppo di ragazzetti, oh, oddio, andiamo a fare l'esplorazione dove ci stanno i fantasmi, assolutamente no. Quindi niente, iscrivetevi al loro canale perché almeno vedrete la vera puntata, perché quello che ho io, appunto, è quello che, tra virgolette, sono riuscita a prendere e, diciamo, registrare io. Questo per tanti fattori, prima di tutto perché era la mia prima vera esperienza in questo ambito. Seconda cosa, non ero pronta per questa esperienza, ma perché non penso che nessuno mai lo sarà la prima volta. E terza cosa, non mi aspettavo tutto quello che è successo. Io ero andata anche abbastanza non scettica, perché ovviamente le so queste cose che, tra virgolette, esistono. Però una giusta preparazione a quello che poi ti ritrovi davanti è difficile che ce l'hai davvero. E infatti mi è piaciuto molto, perché io vi ho fatto vivere alla fine quel poco che sono riuscita, appunto perché ero comunque in panico, non sono riuscita a farvi tante riprese. Poi la mia telecamera, pensavo che avesse la visione notturna e invece non ce l'aveva, quindi un altro disastro sotto quell'aspetto, perché le immagini che avete visto in visione notturna me l'hanno gentilmente passate gli esperti, molto molto gentilmente. E però il clou, quindi le parti reali dove si vede tutto, capirete anche perché sono realmente abbracciata alla sensitiva e tutto quanto, questo lo capirete soltanto nella loro puntata. Ora, detto questo, io so, perché lo so, che siete abituati qui su YouTube, io non voglio fare nomi o roba varia, però diciamo non in YouTube Italia, sto parlando in generale su YouTube, siete abituati che quando si parla di paranormale si fanno cose finte, o sono film o sono comunque cose fatte per intrattenere, belle, fatte molto bene, bellissime, ma fatte per intrattenere e finte, cose recitate. Voi siete abituati a queste cose recitate, fatte molto bene, ripeto, molto bene, me le seguo anch'io, mi piacciono, quindi ragazzi non è un video hate per qualcuno, ci mancherebbe altro. Io vedo questi video di altre persone che fanno video paranormali, però con la consapevolezza che sono finti, fasulli, sono cose registrate per intrattenere e non ho niente in contrario. Certo, sarebbe meglio scrivere che è intrattenimento, però ognuno nel suo canale fa come gli pare, ci mancherebbe. Io stimo tantissimo le persone che producono questo genere di video che sembrano veri perché sono fatti estremamente bene, poi le idee che vengono e tutto il lavoro che c'è dietro di montaggio, di preparazione, tutto, di recitazione, è veramente splendido, è fatto benissimo, quindi tanto di cappello. Però
capisco bene che voi siete abituati a quella roba, perché magari le più piccoline non se ne accorgono nemmeno che quella roba è finta, però giustamente le più grandi dicono vabbè, sarà una cosa finta come quelle. Invece io perché ho fatto questa esperienza? Proprio perché sono andata con dei ricercatori che su queste cose non ce magnano. Ragazzi, le persone che avete visto si autofinanziano, non sono persone che vanno per voler dar spettacolo. La prima cosa che mi hanno detto quando ho chiamato, anzi la prima cosa che ho chiesto anch'io quando ho chiamato, quando mi hanno chiamata, è stata: ragazzi, ma è tutto vero? Sì, assolutamente sì. Infatti me l'hanno detto: guarda, sei pure tranquilla, sei pur certa che potrebbe non succedere assolutamente nulla. E la puntata andrebbe online comunque perché è ricerca. Noi non è che stavamo andando a cercare il fantasmino che ci faceste bubussette da davanti. Noi avevamo degli strumenti, dei macchinari e dei modi, perché poi hanno fatto tante cose, ma che vedrete in puntata, appunto nel loro canale. Delle cose da ricercatori. Poi nel più totale rispetto delle energie, di quello che c'era. Il totale rispetto, perché il rispetto è la prima cosa. E poi io ho approfondito poi quello che mi hanno detto, io ho saputo tante cose che in un certo senso non mi hanno nemmeno fatto tanto stare tranquilla, nel senso che io vi avverto che purtroppo, ve lo devo dire, la mia rubrica paranormale dove racconto cose eccetera, vi avverto che è chiusa qui. Non farò più rubriche paranormali, ma l'unica cosa che manterrò è appunto il leggere le vostre storie paranormali e o se no andare a fare qualche altra ricerca di questo tipo, ma altre cose dove magari leggo cose inventate oppure comunque insomma cose un po' così, no, perché solo se sono cose reali, vere e che non siano per intrattenimento ma che possano dare un messaggio, che possano in qualche modo far del bene, in qualche modo possano aiutare, che una bella condivisione anche di qualche informazione figa, utile, che possa insomma in qualche modo aiutare chi ci ascolta, ma non cose giusto per lucrare su questo argomento. Ho sbagliato in passato a fare dei video magari monetizzati su appunto fatti non nel modo giusto. Ecco, io non ho mai finto, non ho mai fatto tipo le scenette horror, roba del genere finte, ma comunque non voglio, cioè non inizierò sicuramente adesso, anzi questo argomento lo lascerò sempre più nella nicchia. E se lo affronterò, lo affronterò solo nel modo giusto, perché ho avuto che poi in realtà è proprio questa anche l'ulteriore prova di quanto quello che io abbia vissuto sia reale, perché addirittura tra virgolette cancellare una rubrica che ho avuto fino ad adesso vi fa capire quanto sia stato reale ciò che ho vissuto, anche perché per un periodo non penso proprio che ne parlerò né niente, mi serve un periodo di stacco da questa cosa, perché quello che ho vissuto in qualche modo mi ha scioccata. Io purtroppo devo dirvi che sto avendo difficoltà a dormire con la luce spenta, e il che è ridicolo praticamente, lo ammetto, ma fate a voi un'esperienza del genere e poi vediamo. Infatti, i ragazzi con i quali sono andata sono stati molto simpatici perché con il loro account hanno risposto a delle persone che dicevano: ah, è tutto finto, tutto recitato. Hanno detto: guarda, se vuoi ti invitiamo, vieni con noi a fare questa esperienza, così vedi da te, lo vedi da sola che non c'è niente di costruito, niente di falso. E a me è dispiaciuto anche sentire le persone che dicevano: ah, è tutto falso. Poi molti che mi scrivevano: vai a lavorare, ma quello vabbè, quello è successo perché, vabbè, persone che non sanno che io ce l'ho veramente un lavoro e che soprattutto quella è ricerca. Io non sono andata a fare cose, poi hanno detto: ma sei una madre, hai una figlia, e che cazzarola c'entra? Anzi, io l'ho fatto soprattutto per mia figlia, perché questa è ricerca. E se in qualche modo posso lasciare qualcosa in più a mia figlia, scoprire qualcosa, poter aiutare il futuro, poter magari perché no dare una risposta a molte domande che io mi sono fatta e molte cose che anche dici: ma sta cosa è reale oppure no? Se posso andare io stessa a fare una ricerca che possa aiutare in qualche modo il futuro di mia figlia, ma perché non devo farlo? Non sto andando a, ripeto, a fare una gitarella con gli amici, una cazzata tra ragazzini che vanno in posti infestati a rompere le scatole a destra, manca a divertirsi a fare il video e a lucrarci sopra. No, la mia è ricerca, quello che ho fatto con loro è pura ricerca, anche ricerca personale, perché ho voluto rispondere a delle domande che avevo io. E calcolate che io è da quando sono piccola che sono affascinata e comunque dentro, tra molte virgolette, questo mondo, anche con mio papà. Quindi volevo darmi una risposta, volevo vedere con i miei occhi ancora di più, volevo nel modo giusto
cercare le risposte e perché no condividerle con voi e condividerle un giorno con mia figlia. Quindi in realtà le persone che fai queste cose, c'hai una figlia, in realtà è completamente sbagliato, perché se vado a fare queste cose è proprio anche grazie a mia figlia, è lei che mi dà la forza di, anche perché no, mettermi alla prova, cercare di superare anche delle paure, perché io in quella cazzarola di puntata io sono svenuta, ragazzi, sono mezza svenuta, cioè potevo benissimo rimanermene a casa e farmi gli affari miei, però ho voluto comunque anche dimostrare a me stessa quanto riesco, anche perché no, a gestire la paura, quanto riesco a capirmi, a sentire, ad amplificare i miei sensi, perché là sotto a completo buio, anche se ci sono stati dei momenti in cui non eravamo nel buio pesto, ma altri sì, e lì che non hai la vista, ti si amplificano tutti i sensi e lì devi imparare a gestirtela la situazione. E cavolo, quelle cose fanno crescere, sono altre cose che volevo fare. Certo che non è che possono fare tutti, o non è che sia da tutti, o comunque se non le fai stai bene comunque. Però per la mia vita, per la mia strada, è stato giusto così. È un po' come il discorso, ah sì, tu hai fatto una figlia a 16 anni, sì è vero, ma per la mia vita, per la mia strada è stato giusto così. Io ho questo cammino, il cammino di tutti non è uguale per tutti, ma nel mio cammino questa cosa è stata molto positiva, ma veramente molto positiva, e quindi sono stata contenta. E probabilmente, appunto, come vi ho ripetuto, come vi ho già detto, rifarò un'esperienza del genere, però farò delle esperienze di ricerca nel modo giusto, senza andare a disturbare nessuno, senza fare cose sbagliate. Finisce sempre che in un qualche modo ti si ritorce contro, anche se non te ne accorgi. È pericoloso scherzare con queste cose, quindi figuratevi se io andassi mai a fare una cosa del genere. Primo. Secondo, il mio canale è impostato sulla fiducia reciproca, non farei mai un qualcosa di finto. Cioè, se io vi ho sempre detto che se faccio una collaborazione ve lo dico, almeno c'è scritto nell'info box, controllate sempre, perché se faccio una collaborazione sta scritto almeno nell'info box, oppure ve lo dico sugli altri social, faccio una Insta Stories dove lo dico, oppure comunque lo dico, in qualsiasi modo lo dico, vi ho raccontato delle cose stra personali di me, ho messo a nudo la mia vita su molti aspetti per cercare di aiutarvi. Per esempio, quando ho parlato comunque di bullismo, ho parlato della mia storia finita, ho parlato di tante cose, mi sono messa a nudo. Figuratevi se adesso ai miei tesori io andassi a raccontare cazzate, poi per quale scopo non lo so, perché sinceramente io per la mia vita, ripeto, io non vedo uno scopo, un motivo ben preciso che avrei per fare un video recitato. Cioè, al massimo quando sarà Halloween posso farvi, che ne so, mi posso truccare da zombie e farvi un video recitato, ma c'è tanto di scritta, cioè semmai. Ma fare un video finto per quale scopo non lo so, proprio no, perché sinceramente no, non mi interessa proprio. Quindi, per quanto riguarda le domande che avete avuto, tipo quando sono stata tirata, no? Quando mi è stato tirato il cappuccio, andatevi a rivedere quella scena se non l'avete vista. E molti hanno detto, ah no, era il cameraman che stava dietro. Allora, a parte che appunto avevo solo il cameraman dietro, ma il cameraman aveva un macchinario, diciamo, in mano, che io non sono nemmeno tanto capace di spiegarle queste cose, però era un semplice statio, tipo, non so come si chiama esattamente, che serve per stabilizzare meglio la telecamera. Quando tu hai una telecamera, la reggi con una mano, la reggi con qualsiasi, insomma, qualsiasi appoggino, insomma, non so le parole tecniche, quando tu la vai ad utilizzare ti trema un po', oppure comunque la ripresa viene un po' mossa, tante cose. Poi quando sei in pieno buio magari caschi su qualcosa, o comunque sei un po' traballante, la ripresa potrebbe venire molto così, no? Molto traballante. Per stare più fermo si usa uno statio, non so come si chiama, a due braccia, nel senso che hai la telecamera al centro e poi questa cosa che devi reggere, praticamente è fatta così, no? Telecamera e poi così, e qui ci reggi. Quindi immaginatevi che è fatto così, è fatto come me, io so la telecamera, questo statio, ecco qua, si mette nelle mani, e quindi devi reggerlo a due mani. Se tu ne lasci una di mano, la telecamera fa questo, si vede che fa questo, perché quello statio va retto per forza con le due mani, non lo puoi reggere soltanto con una. Se il cameraman mi avesse toccata, si sarebbe visto nella telecamera questo, perché sarebbe per forza andato su o mosso. Invece si vede esattamente che nel momento in cui vengo tirata, il cameraman sta fermo, sta solo andando verso di me, ma non tanto verso di me quanto verso l'altra persona, perché poi il cameraman lo dice pure, che
lui mi stava vedendo che stavo rallentando. Io stavo rallentando perché la ragazza davanti a me stava ancora più rallentando di me. Ecco perché mi ero mi stavo stavo rallentando anch'io. E lui quasi non mi aveva visto. Vi ripeto sempre che stavamo nel buio pesto. E ovviamente c'è stata questa cosa che lui è venuto verso di me, ma non è stato lui a tirarmi il cappuccio, anche perché il mio cappuccio l'ho sentito che lo tiravano tra virgolette da questa parte e lui stava qua, pure si allungava la mano e con uno sbalzo si rimetteva da sta parte. Io l'avrei visto perché mi sono girata subito appena ho sentito questa cosa. Io mi sono subito girata, che poi questa cosa mi ha trascinata e si vede pure nel video, quindi in realtà mi sono subito girata e l'ho visto che lui stava così, l'ho visto che stava con le mani così, pur volendo non gliela faceva pur volendo non gliela faceva a togliere la mano, fa così. Poi la ripresa era troppo limpida, limpida si dice, quindi no, non è possibile. Per quanto riguarda gli altri rumori, ragazzi, credeteci non credeteci, le risposte che ho ricevuto, credeteci non credeteci, avrete più risposte nel loro video, quindi non mi dilungo ancora di più su questa cosa. Però in linea generale io voglio tantissimo che sia una cosa certa. Sul mio canale non ci saranno mai cose finte, non voglio fare cose finte sul mio canale, ci tengo tantissimo perché veramente io ai miei tesori voglio un bene dell'anima. Molti mi stanno conoscendo di più di voi tesori, sto mettendo l'anima a rispondere il più possibile ai commenti, sto mettendo l'anima a rispondervi di più sui social, sto mettendo l'anima per essere sempre più presente per voi, soprattutto anche nel gruppo Telegram. E nel gruppo Telegram, veramente, a parte che sto conoscendo tantissimi di voi che sono una meraviglia, veramente siete splendidi, perché non siete solo femminucce ma siete anche maschietti, e vi voglio veramente un bene dell'anima e non sarei mai capace di prendervi così in giro per poi quale scopo, I don't know, perché io non ho un canale che magari ho fatto su queste cose, non ho un canale che si basa su questa roba, cioè nel senso a me per fare, se voi mi volete dire ah ok lo fai per views, sinceramente mi fa più views un video dove per esempio parlo della mia vita stretta personale, quei video purtroppo fanno molto più ciancereccio di un video paranormale che a molti in realtà non interessa. Poi sono io che quei video di gossip un po' spicciolo non li faccio perché anche lì, cioè, non me la sento nemmeno io di fare determinati video dove dico ah, ho litigato con questa, poi ho fatto questa, perché su YouTube succedono queste cose. Sapete quante liti ho fatto con altri YouTuber che non vi ho mai detto? Ma perché non ci voglio lucrare sopra, non mi interessa, io non voglio questo canale, non voglio dire i miei fatti, i miei personali per lucrarci, per avere dei soldi. Non mi interessa, io preferisco farvi un vlog carino dove vi faccio vedere la mia vita con la mia bambina, oppure dei video divertenti dove sto con le persone alle quali voglio bene, un video divertente dove vi strappo un sorriso, un video dove vi trucco, dove faccio cose belle, anche video seri dove vi parlo di roba seria, oppure video dove faccio una ricerca, ma è una ricerca vera e niente di finto. Ma lungi da me fare qualcosa di finto, veramente mi sentirei pessima a fare una cosa del genere, perché più che altro io ho sempre visto YouTube come il mio piccolo mondo, come la mia seconda famiglia, la mia casa, e sinceramente io a casa mia non vado a mentire, io in casa mia non mento, io a casa mia sinceramente mi è stato insegnato così dai miei genitori, io nella mia casa mi sento libera di essere ciò che sono, mi sento libera di esprimermi come voglio e mi sento libera soprattutto di essere me stessa, e l'essere me stessa vuol dire anche non mentire e non fingere di essere qualcos'altro, cioè se io andavo lì e non trovavo niente, non è che mi mettevo a fare oh mio Dio, un rumore! No, regà, no, 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 anche perché mi avrebbero stoppato loro che sono esperti, rispettabilissime persone anche grandi, adulte, che fanno questa cosa da anni e che non si permetterebbero mai di fare una cosa così finta, inventata, cioè anche no. Quindi sicuramente, sicuramente vi dico questo, le persone con le quali sono stata apposta perché sono veritiere e quindi fanno meno scene, quindi meno oh mio Dio chissà che cos'è sta roba, oh mio Dio ho visto un qualcosa che wow, oh mio Dio, appunto fanno meno scena e hanno meno iscritti, quindi io vi prego, iscriviamoci tutti al loro canale, sosteniamo chi fa veramente queste cose, chi veramente ci mette la faccia a fare le cose reali. E niente, io spero di aver risolto un pochino l'arcano di sta cosa. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un grosso grosso bacio, vi voglio un monte di bene. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Se avete altre domande, scrivetemele qua sotto, magari farò una live più in là, non lo so, qualcosina farò.
Vi voglio un modo di bene, tesori, veramente. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie per avermi ascoltata fino a qui. Se ancora non l'hai fatto, iscrivetevi al loro canale. E al prossimo video, che è domani, perché qui con video tutti i giorni. Ciao!